Sempre con Patrick von Brugge e Carlo Zampa. Patrick, purtroppo per te dobbiamo sottoporti ulteriormente a visita urologica, per il motivo semplice, sì, che aveva ragione Carlo prima per quanto riguarda Massaro. Poi ho detto non vorrei sbagliarmi, non ero certo. Ti sei sbagliato, penso. Sei sbagliato perché Massaro giocò in quel Milan che Maramalde giocò vincendo 4-0. Sì, autorete di Tempestilli, ne fece tu e Van Basten e segnò lo stesso Massaro. Tu capisci che in noi c'è una gioia enorme quando ti prendiamo in castagna. Ma voi avete anche quel... Voi, intendo voi radio. Sì. Mi sta bene anche se mi appelli con il voi, comunque. Non è un disagio. Non è un disagio, è un disagio per me. Il radio ha anche quell'infingardo che risponde al nome di Mirko Bonocore. Proprio lui. Proprio lui. È proprio lui che t'ha inchiodato al muro, capito? Proprio lui, esattamente lui, capito? Fra l'altro poi, sempre in tema di ricordi dolci, c'è un articolo di Massimo Izzi oggi su Il Romanista che parla della grande passione di Sergio Leone per quanto riguarda la Roma. Questo mi dà l'opportunità di salutare sicuramente in ascolto quello che fu il sodale di sempre di Sergio Leone, vale a dire Claudio Mancini, che ci starà ascoltando. Claudio Mancini è stato il produttore di Sergio Leone per tutto il percorso dello stesso ed un ferventissimo romanista a sua volta. Ecco, c'è un bellissimo articolo di Massimo Izzi che racconta appunto la passione probabilmente più celata per rapporto a Morricone nei confronti della Roma, ma comunque della stessa intensità. Lo stavo leggendo prima mentre sfogliavamo i giornali. Poi Massimo Izzi è bravissimo. Molto bravo. Quindi, insomma, poi ci avviciniamo alla partita con il Cesena. Intanto, poi Marcello, perdonami, c'è il comunicato ufficiale, sì, perché c'è una piccolissima variazione. La prosecuzione della gara tra Catania e Roma, sospesa al 20° della ripresa sul risultato di 1-1, avrà luogo martedì 7 febbraio alle 20:45 in caso di mancata qualificazione della Roma alle semifinali di Team Cup. Oppure martedì 15 febbraio, che mercoledì, poi è impossibile, esatto, infatti questa è sbagliata, mercoledì 15 febbraio alle ore 20, sì, in caso di qualificazione della Roma alle semifinali di Team Cup. Lo rende noto la Lega Calcio Serie A. L'orario delle 20 per l'eventuale partita del 15 febbraio è dovuto all'obbligo di evitare sovrapposizioni con gli incontri di Champions League programmati per quel giorno. Cazzata enorme, questo è l'obbligo di non disturbare il Festival di Sanremo e naturalmente di non essere disturbati per quanto riguarda... Però la regola c'è, quando c'è la Champions non deve giocare nessun campione. Guarda, è tutto concatenato, è tutto concatenato. Anche il 7, c'è, il 7 febbraio c'è il Festival, c'è? Anche? Il 7 febbraio eventualmente c'è già il festival. Perché io non capisco. Parlo della decisione. Il 7 febbraio alle 20:45. Perché non c'è il Festival di Sanremo. Per quale motivo le 20:45? Perché diventa l'orario canonico. Bologna-Roma l'abbiamo recuperata alle 18. Sì. Io non capisco per quale motivo le 20:45. Ma questi fanno quello che vogliono, Carlo. Poi capisci il disagio, conto che stai a Bologna, il disagio pure a Catania. Certo. Anche io quello che, il disagio che ha la Roma. Ora, certo, è chiaro che poi decidono tutte le televisioni, perché sono loro che decidono. Ma io non capisco veramente. Ma sai perché è palese che decidono loro? Perché se tu pensi a quanta poca gente ci sarà per 20 minuti di partita, perché no? Tra l'altro ricordiamolo che i biglietti comprati non hanno più non valore, hanno valore, quindi soltanto per gli abbonati. Esatto, quindi ci sarà uno stadio deserto che favorirà la Roma molto probabilmente, speriamo quantomeno, ecco, che comunque è vuoto di qualunque interesse da parte degli spettatori presenti, va bene? Quindi è una partita che poi fa giocare alle 3, alle 4, alle 5, quando te pare, perché alle 20:45 c'hai la gente a casa davanti alla televisione che si sintonizza, ma è ovvio, no? Però te lo richiedo ancora una volta, perché allora Bologna-Roma alle 18? Perché la sera c'era la Champions. Sì. C'era la partita c'era della la Coppa dei Campioni, con la Coppa c'è la regola che non ma si è può tutto, Carlo, è ma tutto mia concatenato. Ma anche le 20, ragazzi, cioè anche le 20, Carlo, comunque, no, sempre per il problema della Champions League. Qualora appunto la Roma dovesse passare, ore 20 è comunque un orario, è tardi, cioè comunque sono dei professionisti come lo stesso Carlo che dovranno andare a Catania allora, per 20 minuti. Io mi chiedo per
25 minuti, quanto se la possono vendere la televisione la partita per 25 minuti? Ma là c'è tutto il prodotto, perché parte il prepartita, faranno un'ora. Però ho capito, ma quanto se la potranno vendere a livello di sponsor? Cioè, chi potrà comprare comunque quel tipo di prodotto? Ci sono 2 milioni. Allora, ci sono 2 milioni di tifosi della Roma in giro per l'Italia, no? Va bene? Sì, sì, ok, sì, allora la vendono a quei 2 milioni di tifosi. Più gli appassionati di appunto, calcio, ma che non stanno solo a Roma, attento, sono sparsi in tutta Italia. Ecco, anche i catanesi non sono pochi, pochi. Hai capito? Ma poi il fatto che sia un recupero, il fatto che comunque è una partita particolare, perché in mezz'ora la gente sa che si deciderà tutto. Bravo. Quindi è uno spettacolo breve. Bravo. Per cui cioè, sarà comunque richiamerà l'attenzione non solo dei romanisti, bravissimo, ma di tutti gli appassionati di calcio. C'è anche questo. Ma di certo, scusate, Chievo Novara secondo me l'avrebbero ripetuto il giorno dopo, sì, anche a mezzogiorno, ovvio, anche alle 10 di mattina. Ovvio. Ecco, e una volta, tanto vi ricorderete, no? Adesso mi viene in mente un Cremonese Inter che, sì, venne sospesa per nebbia, sì, e venne recuperata il lunedì, ricordo, alle 15, e anche nei momenti di pura nebbia. Allora, per farti capire, Carlo, l'importanza di tutto ciò, negli ambiti Rai, per esempio, quando si stabilisce un palinsesto relativo ad una fiction dalla quale si hanno aspettative e per la quale magari si sono spesi dei soldi, si fa l'analisi della messa in onda per rapporto alle partite concomitanti. Ti faccio un esempio. L'altra sera c'è stato la prima puntata di Anita, no? Anita Garibaldi. Di Anita, di Claudio Bonivento, che può essere... allora, avevano già considerato quella che poteva essere l'incidenza di Napoli-Bologna, che è stata un'incidenza fortissima. Perché? Perché gli appassionati del Napoli hanno fatto, per quanto riguarda Napoli-Bologna, un ascolto che è importantissimo in termini di share, ed è a pagamento. Quindi hai capito quanto è importante la concomitanza delle partite di calcio e quanto venga analizzata, sì, e studiata. Capito? Ti dico, no, sicuro non c'è dubbio, però ti dico, Napoli-Bologna è comunque una partita intera. Certo, hai ragione. 25, sì, minuti, io quello dico. Però c'è quello che dice, c'è quello che dice Flavio. Ci sta tutto, però è limitato. Cioè, adesso ti voglio dire, anche 45 minuti, ma perché allora non fare... Anche quella del 7 eventualmente alle ore 20 piuttosto che le 20:45, cioè qual è la differenza di questi 45? Io parlo per il discorso che è comunque la Roma. Tu hai ragione. Perché la Roma deve andare giù, deve poi ritornare col chat, certo, ritorna, certo, la notte, certo. Cioè è un disagio comunque per la Roma. Tu dici, ah, fai giocare ai tre e va tutto bene, cioè, però alle tre non avete nessuno. Magari poi ti va pure mezz'ora, a 45 fa l'iniziale alle 8. Certo, alle 8 e mezza è finita, alle 8, perché alle 8? Perché alle 8:45. E io questo non riesco a capire quale possa essere la grande differenza. Perché tu parti dalla logica, e qui di logica ce n'è poca, di interesse ce n'è molto. Che non è una logica di interessi, se non proprio l'interesse in questo caso di quello che è la Roma, di quello che comunque deve fare, del disagio comunque di una trasferta, certo, come stessa, certo. Comunque poi saremo a vedere, perché poi tutto è concatenato e legato all'esito della partita di Coppa Italia, Torino contro la Juventus, un'altra partita che mi intriga tantissimo, perché per me sarà un esame, un ulteriore esame di questa Roma molto molto importante, quella di Torino in quello stadio contro la Juventus. Juventus, ricordiamo, imbattuta ancora al momento. Vabbè, comunque staremo a vedere. Va bene, continueremo a parlarne nel pomeriggio nostro di Radio Yes con Controcampo, con Patrick von Brugge, con Carlo Zampa e tutti gli altri ospiti. Quindi per quanto ci riguarda invece ci sentiremo domani mattina con Patrick von Brugge. Un abbraccio, Patrick. Ciao Marcello, ciao Flavio, ciao Patrick. Carlo. Un abbraccio a te, grande Carlo. Un abbraccio, a domani. Un abbraccio, grande Flavio. Carlo Zampa. Radio Yes, la radio della città di Roma.